Chi è Alessi? Pronto? Pronto? Ehi, cambia un po' canale, va, mettili sul primo, va. Cuculasdin, sei il primo? Sì, sul primo lì, la Rai, Rai 1, metti sul Come primo. mai? Qui è? È perché è lì il TGACR che dà le positizie. Il TGACR, le positizie, cudisis? Ma le positizie, le notizie, quelle lì, quelle belle, che dicono cose che sono belle, non quella roba lì, che dicono le notizie brutte. Cambia Clebele, canale. disdò le notizie Eh clebele, ma allora mi lo sì! butto subito, Brava, che eh? li Brava, brava, buttavo, proprio brava, proprio brava, tu eh? guarduma Ciao! adesso, ciao ciao ciao. Buonasera a tutti e ben ritrovati nel nostro TGACR, l'unico telegiornale che tratta di positizie. E quelle di oggi ci portano al centro servizi della persona di Castelfranco Veneto, dove è stata creata o ideata, se preferite, una stanza, diciamo, originale per il brutto periodo che stiamo attraversando. Infatti viene chiamata stanza degli abbracci, ma per avere più informazioni ci colleghiamo direttamente con l'inviata Giorgia. Ecco a te la linea, Giorgia. Sì, Leonardo, mi trovo qui a Castelfranco Veneto, dove è stata creata la stanza per gli abbracci, per aiutare le persone anziane che si sentono sole a ritrovare i propri cari con caldi abbracci. Tutto questo in completa sicurezza, ma per saperne di più andiamo a intervistare la diretta responsabile del reparto, Adele. Buonasera, noi del centro Domenico Santorre infatti ci siamo resi conto di quanto la vicinanza con i nostri cari in questo momento sia estremamente importante, per questo abbiamo deciso di inserire nella stanza degli incontri un telone in materiale plastico trasparente che dà la possibilità ai nostri anziani di poter avere un contatto completo con le loro famiglie, anche perché ricordiamoci che un abbraccio non unisce solamente due corpi, ma anche due cuori e due menti. E in un periodo come questo molto difficile è estremamente importante rimanere uniti. Per questo i nostri anziani sono rimasti molto contenti e anche i loro familiari. E guardando solamente le espressioni felici e serene degli anziani che vivono qui, si potrebbe dire che il servizio stia funzionando a meraviglia. Da Castelfranco è tutto, linea allo studio. Grazie Giorgia per il tuo servizio e grazie a voi amici del Centro Servizi della Persona Domenico Santoro. E a voi che ci seguite da casa vi ricordo di stare attenti, perché come disse Gesù nel Vangelo di Marco, vegliate perché non saprete quando sarà il momento. E quindi amate e gioite nella vostra vita, ma soprattutto state attenti perché arriveranno nuove positizie per voi. Quindi seguite la notizia. Alla prossima edizione!